Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Lego, e buona estate a tutti quanti voi, sempre se steste visualizzando questo video nel momento in cui è uscito, se lo steste, perché, che ne so, guardando la Natale, buon Natale, o comunque buon qualsiasi periodo in cui voi lo stiate visualizzando, ma tralasciando questi discorsi forse qualcosa inutili, semplicemente benvenuti a questo video, io sono Lego e sono qui quest'oggi per parlarvi del torneo che si è svolto il 26 luglio a casa mia. Sì, lo so, sono passati praticamente 2 settimane dal momento in cui si è svolto al momento della pubblicazione di questo video, ma dovete ben sapere che non è che sia molto a casa e quindi avevo qualche difficoltà tecnica per poter realizzare un video e per poterlo pubblicare, perché come voi d'estate magari cazzeggiate, siete in giro, e stessa cosa vale per me, e quindi avevo molte difficoltà tecniche per preparare questo video, ma oggi sono qui per porvi rimedio e parlarvi di questa giornata del 26 luglio, dove si è svolto appunto questo torneo a casa mia. Da dove iniziare per parlare di questo torneo se non dalla fine? Ma certo, dalla fine si inizia sempre, perché iniziare dall'inizio è troppo mainstream, iniziare dal centro lo farebbe un cretino, iniziare dalla fine lo farebbe Lego. Ecco, chiarissimo. No, non penso che sia chiaro, ma sì, voglio iniziare dalla fine con che cosa? Con, insomma, le considerazioni finali di questo torneo, il feedback che mi avete dato voi, insomma, le impressioni generali. E posso dire che è stata davvero una bella esperienza, ma questo non lo dico solamente perché lo penso io, ma anche perché quei ragazzi che sono venuti a casa mia si sono divertiti e alla fine mi hanno ringraziato, sono stati davvero felici di aver trascorso alla fin fine una giornata all'insegna del divertimento, del mangiare ragazzi, bere. E poi sì, divertimento, giocare, eccetera, eccetera, ma soprattutto mangiare e bere. Mangiare e bere è la cosa fondamentale di tutto questo. Sì, insomma, sono felice che a fine serata tutti coloro che sono venuti, che poi sono tornati a casa, insomma, mi hanno ringraziato per questa giornata, per questa, insomma, per questo torneo, chiamiamolo così, ma il torneo secondo me è passato più in secondo piano, ma soprattutto per essersi divertiti insieme, insomma, sono stati tutti davvero molto felici di aver preso parte a tutto ciò, e io anch'io sono davvero felice che tutto questo sia riuscito al meglio, e per questo motivo spero poi in futuro di riuscire a organizzare nuovamente delle cose simili a queste e cercare di portare avanti quindi altri eventi e non solamente questo. Quindi sarebbe, questo può essere il là per molte altre occasioni. Ecco, visto che è andato tutto bene, sono davvero contento, speriamo poi in futuro di riuscire a fare altre cose simili, da raduni ad altre mille miliardi di cose. Quindi passiamo a parlare del torneo, che in pratica si è svolto principalmente su 2 videogiochi, quali Project Cars, un videogioco di guida, un gioco d'auto dove messo il volante attaccato lì al tavolino col proiettore che sparava le immagini sul lenzuolo, un grandissimo lenzuolo tirato perfettamente, non sapete che fatica per mettere quel lenzuolo. E poi tra l'altro, piccolo inciso, sono un deficiente, perché quando mettete un proiettore all'aperto come quello lì che vedete nelle immagini, dovete ricordarvi di aumentare un po' la luminosità, difatti per i primi minuti non si vede una cippa lippa di niente, bello. E allora poi aumentata la luminosità, finalmente si vedevano le curve e la gente riusciva a guidare. Ma tralasciando questi piccoli inconvenienti, quindi un piccolo torneo sul gioco di guida, chi avrebbe realizzato il tempo inferiore sul giro avrebbe vinto. E qui vediamo i nostri vincitori con i premi della Cooler Master, vedete lo scout, l'alimentatore, piuttosto che un dissipatore per portatili. Comunque c'erano davvero tantissimi premi messi a disposizione da Cooler Master, che ringrazio anche qui, perché diavolo, per una cosetta così, vedete, mille miliardi di premi, diciamo, soprattutto c'era un premio per tutti, e questo è stato molto bello, perché così sono riuscito a dare a chiunque venisse qualcosa, dal più semplice cover per il cellulare alla case astronomico e mega galattico. Ta-da! Ecco, qui sono stato contento anche per i premi, perché davvero c'erano un premio per tutti, chiunque è venuto è tornato a casa con qualcosa che può essere un premio, che sicuramente è un premio, ma anche quello che può essere stata una bella esperienza e divertente. Poi, continuiamo a parlare un attimo del torneo, poi siamo andati avanti, abbiamo giocato la seconda parte del torneo, si è principalmente sviluppata su Call of Duty Modern Warfare 3, dove su console, 4 persone, tutti contro tutti, chi vinceva andava avanti, man mano c'erano i vari gironi, e chi avrebbe poi vinto alla fine, la finalissima, si sarebbe portato a casa nuovamente lo scout, piuttosto che il dissipatore, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, il torneo si è principalmente svolto su questi 2 videogiochi e cazzo, allora ragazzi, troppo forti su console, mi avete asfaltato, ma soprattutto perché ragazzi non gioco più a su console, gioco principalmente su PC, normale che io perda. Scuse che uno cerca di trovare, vabbè dai. Quindi il torneo si è svolto su questi 2 videogiochi principalmente, poi si è giocato anche ad altro, si sono visti anche magari dei video col proiettore, si è fatto anche un po' d'altro, ma soprattutto poi verso le 8 si è mangiato una grigliata, ringrazio tra l'altro anche Davide che mi ha aiutato a prepararla, principalmente io, è diventato lo schiavetto, lui era addetto alla griglia, poi c'era Valerio che era addetto al fuoco, era disperato perché il secondo fuoco che aveva acceso
praticamente non si era acceso, lui era con le mani nei capelli, un disastro totale. Ma poi mi hai mangiato una grigliatozza insieme, si è mangiato davvero parecchio tanto, è avanzato un sacco di roba, difatti. E poi via, dopo aver mangiato ancora siamo tornati a giocare un po' e poi abbiamo continuato un po' a parlare nella serata principalmente, più che giocare, alla fine quando magari alcune persone sono già andate via, e si è un po' discusso un po' del più del meno, e poi c'era ancora una caterba di premi da dare, e quindi c'è gente che si è portata a casa il mondo, penso. Fortunatamente sono venuti in macchina con un rimorchio dietro tutti, così sono riusciti a tornare a casa. Vabbè, tralasciando questo, insomma, sostanzialmente più che altro, qui più che la mia voce parlano le immagini, più che la mia voce parlano le immagini. Frasi privi di senso. Beh sì, insomma, un senso ce l'ha, lo immaginate, vedete le immagini, sono davvero contento, è stata una bella esperienza. Poi adesso vi farò scorrere alcune delle immagini che non dovreste assolutamente vedere della giornata, ma non importa, guardatele pure, è molto imbarazzanti. Comunque, è stata una bellissima esperienza, questo semplicemente voglio dire, è stato divertente, ci siamo divertiti insieme, sono felice di aver conosciuto molti di voi, pochi forse di voi effettivamente perché eravamo una ventina, però comunque sono felice di avervi conosciuto, queste persone che sono venute qua sono state davvero molto gentili, anche mia madre ha detto bravo, guarda che brave persone, non avrei mai immaginato che ti seguissero dei bravi ragazzi così bravo, infatti è stata la cosa più stupefacente che mia madre che mi dicesse poi dopo, guarda dei bravi ragazzi, puoi anche rifarlo, non c'è problema. Quindi avete fatto una buona impressione su mia madre, soprattutto questo è quello che conta davvero, e nulla, è stato bello, ci siamo divertiti giocando così fuori un po' all'aperto col proiettore. Poi ringrazio appunto anche Cooler Master per i premi, lo ridico, ma perché sono davvero contento, soprattutto perché immaginate, per una cosetta piccola, no? Fatta così in casa e nulla di più, davvero tantissimi premi e che sono andato a questi ragazzi che sono venuti, quindi grazie, ancora grazie. E poi anche grazie a Nvidia, che non lo sa che avevo delle sue penne USB, che si sono portati a casa anche delle penne USB. E poi mi sembra che sia più o meno stato tutto, ecco, mi dispiace solamente non aver poi giocato un gioco di calcio, ma magari sarà per un'altra occasione, ecco. Bene, direi che questo è tutto per questo video. Io come al solito vi voglio ringraziare per la vostra attenzione che mi avete prestato a questo video. Se vi fosse piaciuto o magari voleste più eventi, lasciate un like. Se invece non ve ne fregasse una beata mazza, potete lasciare un dislike e mandarmi a quel paese e farvi tanti cari cazzi vostri e non guardare questi video se non vi piacciono, no? No, vabbè, dai, tralasciando questo, lascia un like se l'hai apprezzato, lascia un dislike se non l'hai apprezzato, non lasciare niente se non ti ha fatto né caldo né freddo, ma sicuramente ti avrà fatto caldo perché in questo periodo fa caldo, porco! Detto questo, ragazzi, io sono Lego, vi ringrazio per la vostra attenzione, iscrivetevi al mio canale se non l'aveste ancora fatto, e se non l'aveste fatto forse avete un buon motivo, boh, che ne so. Bene, io sto parlando troppo, ci sentiamo alla prossima e buona estate a tutti, ciao.